Adesso chiederei al presidente dell'associazione Alte Terre di venire a presentare quali sono i nostri obiettivi e qual è il percorso che abbiamo fatto e che pensiamo di fare. Il nome Alte Terre non nasce per caso, perché individua una zona che a livello europeo sta su un confine diverso. L'Europa siamo abituati a leggerla come sulle cartine geografiche, con gli stati colorati, con i confini come li conosciamo noi. C'è un confine a livello europeo che non corre lungo queste linee, corre lungo le curve di livello. E avevamo pensato nel lontano 97, quando avevamo organizzato una 15 giorni di studi universitari in Val d'Aran con l'Università di Lleida, da qua erano saliti Augusto Biancotti, che adesso non c'è più, Giau e la professoressa Sereno, di non parlare più di montagne, perché ci sono dinamiche diverse. Ha ragione Luciano quando dice che dobbiamo parlare al plurale di montagne, e parliamo al plurale dicendo le alte terre europee. Bisogna capire che hanno una dimensione diversa che non dalle grandi pianure. Lascerei a Giorgio fare una riflessione su cosa abbiamo fatto.